Miralem è felice qui, ma dobbiamo valutare tante cose. Luciano Spalletti non chiude definitivamente all'addio di Pjanic, ma Nainggolan avverte il bosniaco: se va alla Juve non mi parli più. Alle 7 di questa mattina è sbarcato a Fiumicino il brasiliano Alisson, visite mediche per l'estremo difensore brasiliano che si presenta essere qui con la Roma, è il massimo. E infine Diego Costa per la Spagna e Gundogan per la Germania sono solo gli ultimi due esclusi di lusso verso Euro 2016, domani via lo stagio azzurro coverciano con il conto aperto tra Conte e la Juve per Bonucci. Buonasera e ben ritrovati a un'altra puntata con le TMV News, avete sentito nei titoli tantissimi temi, partiamo però dal mercato della Roma, in particolar modo da uno dei giocatori cardini dell'ultima stagione. Parliamo di Miralem Pjanic. Piace alla Juventus, non soltanto, ne ha parlato anche il tecnico giallorosso Luciano Spalletti, che tra poco andremo a sentire. Prima però ne parliamo qui in studio, lo farò grazie a Ivan Cardia. Ciao Ivan e ben trovato. Buonasera Tommaso. E anche in compagnia di Gaetano Mocciaro. Ciao Gaetano e ben trovato anche a te. Grazie, buonasera. Allora, innanzitutto cerchiamo di fotografare il momento, al momento come sta la situazione Miralem Pjanic, a chi piace? Quali sono le cifre economiche che girano intorno al centrocampista bosniaco e a chi interessa, diciamo, particolarmente? Partiamo da Ivan. Allora, partiamo dalle cifre che sono partiamo le dalle certezze, cifre. perché Pjanic ha inserito nel suo contratto con la Roma una clausola risolutiva del valore di 38 milioni di euro. Quindi chi vuole Pjanic può trattare con la Roma cercando di abbassarne un po' le richieste, o può presentarsi con un assegno, un doppio assegno, perché poi questo tipo di clausole vanno pagate in questo modo, da 38 milioni di euro. E lì la Roma avrebbe poco da dire a quel punto. A chi piace Pjanic? Sicuramente alla Juventus, perché comunque il prezzo è abbastanza abbordabile. Teniamo conto che un calciatore che ha segnato 10 gol nell'ultima edizione della Serie A per un centrocampista sono numeri. Rispetto al valore del giocatore è una cifra rispetto al valore del giocatore, sicuramente 38 li milioni è vale. un affare, anche se poi ovviamente c'è da trattare sull'ingaggio, perché ha un po' il coltello dalla parte del manico Pjanic da questo punto di vista. Piace alla Juventus, vedremo, insomma, è legato al discorso Pogba, perché Pjanic può essere il grande nome per far dimenticare almeno in parte il francese. Piace all'estero, se io lo vedo come un calciatore molto adatto ad esempio al Barcellona, però il Paris Saint-Germain l'ha seguito per un certo tempo, le grandi d'Inghilterra un po' tutte lo seguono con attenzione, quindi è un giocatore che secondo me movimenterà il mercato estivo. Ecco, Nainggolan, ha detto Gaetano, rivolgendosi idealmente al suo compagno di squadra Pjanic, cioè se vai alla Juventus non ti parlo più, comunque non parlarmi più. Al di là della Juventus, secondo te quali sono al momento le percentuali di permanenza di Pjanic alla Roma? È vero che c'è una clausola rescissoria, sono tanti soldi, però c'è anche da dire che Pjanic è un elemento chiave, cardine, non soltanto della Roma di Spalletti, ma della Roma degli ultimi anni. Ma io credo che le percentuali di permanenza di Pjanic siano inferiori al 50%, perché la Roma, si sa, deve ripianare anche i debiti ed è chiaro che debba fare una cessione pesante. Diciamo, la speranza è quella di recuperare al 100% Strootman sotto questo punto di vista. Infatti Spalletti l'ha anche provato nelle ultime uscite, quindi avendo magari Strootman al 100% come quello della prima stagione, diciamo che la partenza potrebbe essere indolore. È chiaro che l'indiziato può essere senz'altro uno tra Pjanic e Nainggolan. Diciamo che Nainggolan forse poteva essere più appetibile per il discorso dell'età, avendo 3 anni in più Sì, di vero. Pjanic, potrebbe essere, diciamo, l'ultima occasione per venderlo a una certa cifra. Certamente, nella filosofia di gioco di Spalletti forse è anche più importante, però il belga e anche lo stesso Pjanic ha avuto delle frizioni in passato con la tifoseria della Roma e potrebbe essere veramente lui il giocatore sacrificato. Chiaramente cederlo alla Juventus rischia di essere veramente un autogol anche per il Certo, calcio italiano, perché la certo. situazione già c'è un gap piuttosto ampio tra La la diretta Juventus e concorrente principale della esattamente, Juventus, però la certo. storia insegna, come insomma mi ricordo Fabio Capello aveva dichiarato: non andrò mai ad allenare la Juventus. Poi sappiamo tutti come andò a finire, si portò anzi dietro anche Emerson, e Quindi c'è anche il quindi precedente, c'è diciamo, anche un che fa precedente aiuta. che insomma desta anche qualche sospetto. Insomma, non sarei così certo della permanenza di Pjanic, o quantomeno della non cessione di Pjanic alla Juventus. E allora adesso andiamoci a sentire direttamente il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, che ha parlato quest'oggi a margine della conferenza stampa di presentazione della 15ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ce lo andiamo a sentire, parla proprio di Pjanic. Andiamo a sentire grazie al servizio di Lorenzo Marucci.
dei miei calciatori io ne so di più di quello che sapete voi. Partiamo da questo presupposto, perché io con i miei calciatori parlo. Anzi, penso che parlare sia poi la soluzione a molte cose. E lui a Roma sta benissimo. Poi c'è da vedere altre situazioni, c'è da vedere il contratto, c'è da vedere l'età, c'è da vedere il club che è interessato a te. Perché poi se uno deve rimanere a lavorare in un posto dove non è contento e dove non gli fa piacere andare a raspare sul fondo delle sue possibilità, è chiaro che diventa più difficile poi tirar fuori il massimo e per diciamo abbassare quella che è la differenza o avvicinarsi a quella che è la differenza con delle grandi squadre, insomma se ha bisogno del massimo. Quanto sarebbe doloroso eventualmente veder partire Pjanic? No, è doloroso veder partire chiunque, perché questa Roma qui ha dei buoni calciatori che hanno fatto squadra e quando vai a toccare qualcosa della squadra che funzionano, no, non dipende mai da un calciatore solo, è un po' il discorso che parte dall'inizio questa cosa qui. È chiaro che Mire ha delle intuizioni, ha delle genialità, ha delle giocate dove gli altri non possono prevedere poi che direzione prenderà la palla, che danno qualcosa in più, ecco, ai fini dell'estro e della qualità pura. In merito alla situazione di Pjanic, non soltanto, dovremo valutare altre cose, questa è un po' la frase sibillina del tecnico giallorosso, che comunque lascia aperta la porta a una possibile partenza del centrocampista bosniaco. Per parlare di questa situazione, ma anche più in generale degli ultimi arrivi proprio in casa Roma, salutiamo e ringraziamo per essere in collegamento telefonico con noi Alessandro Carducci, voce giallorossa.it. Ciao Alessandro, ben trovato. Buonasera, saluto a tutti gli spettatori. Grazie Alessandro per essere qui con noi. Ivan Cardia e Gaetano Mocciaro in studio con me. Hai sentito le parole di Luciano Spalletti. Innanzitutto, tu che sei abituato a vivere il mondo Roma a 360 gradi, ma soprattutto 24 ore al giorno, anche il tuo punto di vista per quello che riguarda la situazione di Pjanic dopo proprio le parole anche del tecnico giallorosso arrivate quest'oggi? Ma Pjanic sta bene a Roma e questo è vero, l'ha detto Spalletti, l'ha detto in tantissime occasioni, ma l'ha detto anche lo stesso bosniaco. Lui sta bene, però Pjanic stesso ha anche dichiarato se dovesse arrivare una grossa offerta, comunque ci siederemo a tavolino per valutarla. È normale, è stato un discorso abbastanza onesto che fece Pjanic qualche tempo fa, ed è normale anche per un professionista come lui, ed è quello che comunque accadrà o che comunque sta accadendo. La Roma stessa, pochi club al mondo possono permettersi di non ascoltare a priori le offerte, insomma Barcellona, Paris Saint Germain, Real Madrid forse, insomma pochissimi club al mondo, tra questi non c'è la Roma, quindi giallorossi ascolteranno le offerte per i principali giocatori di top player, insomma Nainggolan, Pjanic, poi si regoleranno di conseguenza. La trattativa con il Chelsea l'abbiamo raccontata per Nainggolan, lui vuole rimanere. E Pjanic, bisognerà vedere se la Juve vorrà versare i soldi che chiede la Roma, 38, se l'ha parlato anche di qualche contropartita tecnica che però interessa fino a un certo punto, però qualcuno partirà, questa è la certezza, non lo diciamo noi, l'ha detto Luciano Spalletti dopo la partita con il Milan, quindi a campionato ormai concluso, ha detto sì, ho l'impressione che qualcuno parta, se non Nainggolan e Pjanic qualcun altro probabilmente ci dovrà salutare, ecco, quindi... Poi indiziati sono i vari Rudiger, Manolas non credo per tanti motivi economici e tecnici, ma insomma qualcuno dovrà partire. Adesso vediamo, il calciomercato appena iniziato, certamente se si dovesse fare per forza una scelta tra Nainggolan e Pjanic, io credo che si cederebbe il bosniaco. Ecco, restando sempre al mercato della Roma, Alessandro, oggi c'è da registrare l'arrivo del nuovo portiere della Roma, Alisson, arrivato all'Internazionale di Porto Alegre, è sbarcato questa mattina a Roma. Che cosa ci puoi dire, le sue prime impressioni e a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare per quello che riguarda il programma di questo nuovo acquisto della Roma, quando si aggregherà alla squadra, ma soprattutto come dobbiamo individuarlo all'interno della nuova rosa di Luciano Spalletti? Si è sbarcato questa mattina all'alba attorno alle 7, volo proveniente da San Paolo, abbastanza sorridente, ha detto subito frasi di circostanza, forza Roma, io sono qui per dare il massimo, sono molto contento
di essere qui nella capitale, poi è andato a dormire dopo il viaggio transoceanico e poi visite mediche, prima Gemelli e poi Villa Stewart, e domani ripartirà subito, lui dovrà poi aggregarsi alla nazionale, avrà la Coppa America, non dovrebbe partecipare alle Olimpiadi, usiamo ancora il condizionale, quindi magari sarà a disposizione di Luciano Spalletti prima di quanto si temesse, visto che si temeva addirittura a settembre, dovrebbe quindi essere a disposizione già prima. Comunque è un portiere di cui si parla benissimo, tutti ne parlano molto molto bene, portiere della nazionale verde oro, giovane, 23 anni, ha personalità, lui l'ha detto in parecchie interviste, sono un portiere di personalità, mi piace comandare la difesa, sicuramente ci vorrà molta personalità, passando dal Brasile a una piazza comunque difficile come quella di Roma, e questo potrebbe, vediamo quanto cambierà nel mercato dei portieri, comunque De Santis deve ancora rinnovare, in scadenza, Lobont esatto. È in scadenza, non gioca da 3 anni, Szczęsny, c'è il discorso con l'Arsenal, lui è arrivato in prestito secco, ha dato la disponibilità a rimanere almeno per un altro anno, si trova bene a Roma, ma i due club devono trovare l'accordo, ma a quel punto dovesse rimanere Szczęsny, chi sarà il portiere titolare? Questa è la domanda che si pongono un pochino tutti a Roma, si giocheranno in casi il posto, ecco, quindi comunque è una situazione delicata da valutare, perché Alisson certamente non è venuto qui soltanto a far panchina, è molto giovane e quindi può aspettare, ma insomma è un portiere di cui si parla benissimo, la Roma spenderà circa 7 milioni e mezzo di euro, un buon investimento per un portiere di cui, ripeto, veramente tutti, ma proprio tutti, hanno finito a parlare sempre molto molto bene. Sì, è di fatto un numero uno. Una domanda anche da parte di Gaetano Mocciaro. Ciao Alessandro, allora a proposito di Alisson, secondo te appunto è stato un investimento giusto, considerato anche che la Roma anzitutto ha bisogno di soldi freschi per riscattare Digne e del Sharawi e avrebbe la possibilità di riscattare Szczęsny, e ricordiamo che anche tornerebbe anche Skorupski dall'Empoli, quindi non credi sia stata anche una mossa un po' azzardata spendere 7 milioni e mezzo per un portiere, per quanto talentuoso comunque diciamo in un ruolo non primario considerato anche che a centrocampo credo la squadra sia piuttosto scoperta, perché se perde uno tra Pjanic e Strootman, considerata l'età di De Rossi, considerato Keita e Van Keur, c'è anche da rinforzare il centrocampo. La Roma crede molto in Alisson, detto ciò certamente il problema poi di riscatti di alcuni giocatori in bilico è un problema che deve essere affrontato ed è un problema reale, per esempio Rudiger deve essere ancora riscattato, è arrivato per 4 milioni di prestito ad essere riscattato a 9 e Shaarawy sarà riscattato, l'ha detto Sabatini in più occasioni, quindi gli crediamo. La situazione più spinosa, l'hai detto anche tu, è quella relativa a Digne, perché il francese l'ha detto ormai a chiunque negli ultimi tempi vuole rimanere a Roma, perché tramite la Roma ha riconquistato anche la nazionale, la Roma vuole tenerlo, comunque Digne ha fatto una buona stagione, non eccelsa, ma insomma una buona stagione, il problema è il Paris Saint Germain che chiede una cifra ritenuta troppo alta, a Trigoria sui 15 milioni, e se non dovesse scendere anche di parecchio, difficilmente il francese resterà a Roma, per cui sì, sono alcune situazioni abbastanza delicate da valutare riguardo al centrocampo, chiaramente dovesse partire un big, uno tra Nainggolan e Pjanic, poi dovrà essere sostituito da un altro giocatore, si parla di Witzel, ci sono stati dei contatti nelle scorse settimane, ce ne saranno poi anche nelle prossime settimane, intanto però la prima cosa da fare, la priorità è risolvere la situazione dei riscatti e comunque fare una cessione, vediamo quanto è importante. E poi, come ha detto Sabatini, ormai la famosa frase, la mossa della coda del gatto maculato, magari si proverà a ricimolare qualche soldo tramite le cessioni minori, parliamo di Sanabria per esempio, o anche Paredes, a me piacerebbe vederlo a Roma, ma magari potrebbe essere sacrificato per tenere un big, insomma, cedendo qualche giocatore non ritenuto fondamentale, magari si riuscirà a ricimolare la cifra necessaria per tenere i big, o quantomeno Nainggolan e Pjanic, sono i due top player, ma non lo escludo perché, ripeto, non credo partirà, la Roma dovesse cederlo, dovrebbe versare all'Olympiacos metà del ricavato, dovesse cederlo entro il primo settembre del 2016, questa è la clausola del contratto, quindi sarebbe anche non conveniente cederlo adesso, poi per motivi tecnici, perché la Roma cambia difesa praticamente ogni anno e la Juve, magari è un caso, magari no, ha la stessa difesa da 4, 5, 6 anni, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Senza ombra di dubbio. Alessandro, grazie mille. A voi, a presto. Grazie mille Alessandro Carducci di Voce Giallorossa, che ci ha aiutato anche a capire qual è la situazione in questo momento in
casa giallorossa. Adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di nazionale, parliamo di europeo. Ci stiamo avvicinando alla rassegna di data che si svolgerà in Francia tra giugno e luglio, e quindi è tempo anche di convocazioni o di pre-convocazioni. Cominciano ad arrivare le liste ufficiali e non da parte dei CT delle rispettive nazionali, conferme ma anche esclusioni eccellenti. Ce ne parla direttamente dalla redazione di tuttomercatoweb.com Andrea Lo Sapio. Sentiamo. Sì, ciao Tommaso, buonasera a voi. Parliamo di Spagna, Spagna che vedrà Andrés Iniesta sui campi del calcio, ma non Diego Costa. Diego Costa, centravanti del Chelsea, sicuramente una bruttissima stagione per lui. Non così brutta quella di Fernando Torres, che potrà giocare la finale di Champions League con la maglia dell'Atletico, ma non potrà decidere gli europei come nel 2008. Contro la Germania, Germania che non vedrà il Kai Gundogan sui propri campi perché non è stato convocato, nonostante sia un obiettivo di molte squadre, soprattutto per la prossima stagione di calciomercato, parliamo appunto di Juventus e di Manchester City. Così dopo Kondogbia, Benzema e Giovinco ci sono altri giocatori che non potranno giocare questo europeo. A voi. Questo è il quadro della situazione per quello che riguarda le preconvocazioni delle squadre europee. Noi ci concentriamo sull'Italia brevemente, sappiamo la lista diramata nella giornata di ieri da parte del CT Conte per lo stage che si terrà a Coverciano in questi giorni, una lista di 28 giocatori, anche se in questa lista è presente Bonucci, sul quale la Juventus ha posto il veto per la sua partenza verso Coverciano, nonostante la squalifica del giocatore nella finale Coppa Italia tra Milan e Juventus. Non parliamo di chi è stato convocato, ma bensì di quale potrebbe essere l'esclusione eccellente del campionato italiano. Si fanno tanti nomi, vorrei sapere anche la vostra. Parto da te, Gaetano. Secondo te chi è un giocatore che in questo momento manca nella nazionale, che secondo te meritava o farebbe comodo al CT Conte per la rassegna in Francia? Sì, farebbe comodo sicuramente Andrea Pirlo, considerato anche l'assenza sia di Verratti che di Marchisio, un giocatore, un reparto già in difficoltà. Un reparto in difficoltà, invece che insomma portare Jorginho, con tutto il rispetto, comunque naturalizzato, abbiamo un talento puro, uno dei pochissimi purtroppo della nazionale, e ricordiamo comunque l'europeo è una competizione breve, per cui l'età è comunque relativa e Pirlo avrebbe fatto senz'altro comodo. Ivan, sei d'accordo su Pirlo innanzitutto? Sono d'accordo su Pirlo. Volevi dire Pirlo? Avrei voluto dire Pirlo, però alternativa. Innanzitutto me la cavo con una battuta, perché non ci saranno esclusi eccellenti, in quanto non mi sembra che ci siano giocatori eccellenti nel calcio italiano del momento. Detta questa scemenza, andiamo avanti e io parlerei di Belotti, perché onestamente vedere Pelé ed Eder entrambi tra i quasi sicuri della partecipazione a Francia 2016, e vedere Andrea Belotti o anche Manolo Gabbiadini, che però non ha giocato molto, fuori da questa lista, a me fa, insomma, non mi convince molto. Sono giocatori diversi. Belotti io lo porterei, ecco, anche per la cattiveria che può mettere rispetto a due giocatori un po' più anziani, seppur ovviamente non troppo in là con gli anni. Tra l'altro ricordiamo Belotti, il miglior marcatore nel girone di ritorno, alle spalle di Higuain, che fa ormai fa storia a sé. Benissimo, abbiamo finito per oggi. Grazie a Ivan Cardia. Grazie a te, Tommaso. Grazie anche a Gaetano Mocciaro. Grazie a te. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito. Chiaramente l'appuntamento con tutte le notizie per quello che riguarda il mercato italiano, estero, la Serie B, la Lega Pro, è sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Per questa edizione di TMV News è tutto. Un saluto e buona serata.